mi fai è una sezione abbastanza interessante, diciamo, di una manifestazione più grossa, più centrata sulla musica, che si chiama Miami, che è una manifestazione che esiste ormai dal 2005 e che raccoglie nella zona dell'Idroscalo di Milano, sempre in giugno, una serie di concerti di grandi gruppi, diciamo, di area indipendente o comunque legati al mondo del pop rock giovanile, abbastanza interessante, come rassegna abbastanza interessante. È un classico festival estivo di musica, quindi, però con la caratteristica interessante di mettere insieme, oltre alla musica, anche per esempio la poesia e il fumetto. E quindi entro in ballo io. Il fumetto in che senso entra in relazione con la musica? Faccio un esempio: io sabato 16 giugno sarò ospite lì, appunto, del MIFAI, sezione del Miami, e per esempio ho una sessione di disegni dal vivo che io realizzerò per il pubblico del MIFAI dalle 9 alle 9 e mezza di sera, dalle 23 alle 23.30, quindi in diverse sessioni di disegno in cui mi alternerò, diciamo, al tavolo con altri disegnatori come Gianluca Costantini, per esempio, e Olimpia Zagni, che è una illustratrice molto brava. E poi a concludere la serata, dopo l'una di notte, quindi la notte inoltrata, salirò sul palco Pertini, così è il nome del palco della MIFAI, del Miami, e mentre i Persiana Jones, che sono un gruppo rock, ska rock italiano ormai storico, io disegnerò, diciamo, la scenografia del concerto. Quindi dal vivo chi assisterà al concerto vedrà, ascolterà la musica di Persiana Jones e vedrà me disegnare la scenografia, tutta disegnata. Non so se sarà proprio un fumetto, se saranno delle vignette, se saranno solo dei disegni, adesso vedremo, sai, lì è proprio una dimensione assolutamente estemporanea, quindi non c'è niente di preparato. In base all'emozione del concerto io realizzerò dei disegni o una storia o qualcosa di simile. Io cercherò di arrivare veramente sgombra il più possibile. La cosa bella dei fumetti è proprio quella, che con pochi metri si può creare un piccolo mondo. China nera, fogli bianchi e forse un secondo colore, adesso devo decidere ancora. Immagina che io sarò seduto a un tavolo con una telecamera che mi riprende, e quello per cui lavorerò su un piccolo formato, ma tutto quello che viene ripreso viene ingrandito a grandezza palco, a riempire, diciamo, tutti gli spazi disponibili che non siano già occupati dai membri del gruppo che suona. Mi fai, è la prima volta che mi invitano, però ovviamente io non sono da diversi anni che faccio questo tipo di operazioni. Già negli anni 90 avevo sviluppato con un gruppo lucano-fiorentino che si chiamavano Traumfabrik, appunto durante i loro concerti avevamo sviluppato questo set in cui loro suonavano e io, a seconda degli spazi che avevo a disposizione, disegnavo o direttamente su delle pareti o veniva proiettato il mio disegno su una parete, quindi dipende dalla grandezza della parete, a disegnare appunto la scenografia del concerto. Già in passato avevo fatto questo tipo di esperienza. Come vengono selezionati i partecipanti al MIFAI? Ma c'è, credo, una direzione artistica che seleziona i disegnatori in base al tipo di disegno, probabilmente, al tipo di esperienza che hanno maturato. Quindi evidentemente questo mio passato di performer è anche passato, non solo passato, anche presente, perché con il gruppo Action 30, di cui fa parte Luca Cito, come sai, stiamo realizzando da molti anni ormai, almeno dal 2000, da almeno 5 anni stiamo facendo in giro per l'Italia una performance di video, musica e disegno dal vivo che insomma adesso sta generando un'altra esperienza in Belgio abbastanza interessante. Il fumetto fa vivere oggi? Suggeriresti a un giovane di intraprendere la carriera del fumettista? Ma mi dà una bella responsabilità, nel senso che non è... dire che è una professione è un termine abbastanza poco calzante, secondo me, perché più che una professione bisogna sviluppare una passione prima, che poi può diventare professione. E quindi in un certo senso io posso dire sì, coltivatela come passione prima di tutto, perché poi potrebbe dare dei risultati anche professionali.
Poi ti posso dire che conosco tantissimi giovani disegnatori anche delle regioni meridionali che stanno ormai pubblicando, si sono dovuti trasferire ovviamente al nord o altrove, ma stanno lavorando con grossi editori, sia italiani che stranieri. Quindi insomma, bisogna essere innanzitutto dei gran patiti e disegnare molto, poi la professione arriva in un secondo tempo. Quindi prima di illudere, diciamo, con prospettive di lavoro concrete, bisogna che sia chiaro che prima di quello c'è tutto un lavoro di preparazione che non è da poco, insomma, anzi che è fondamentale. Quando la tua prossima performance a Matera? Non lo so, spero presto, ma per adesso non è ancora in. Diciamo le prossime sono previste a Firenze, a Palazzo Strozzi, vicino a Oleggio, vicino a Novara, in un altro festival musicale che si chiama Free Tribe, e boh, poi vedremo. E perché non a Matera? Due Intanto una l'abbiamo fatta, anni fa. quindi stare a rifarla, insomma, bisogna far passare un po' di tempo e poi appunto aspettiamo che ci invitino. Non è che possiamo essere noi a suonarcela e cantarcela, no? Vabbè, Matera vuole essere capitale europea della cultura nel 2019, questo potrebbe essere uno dei Vediamo, tasselli. vediamo, può darsi pure che sia quella l'occasione, non lo escludo, però. Vabbè, l'ultimo fumetto che conosco io è Tomka, hai fatto altro dopo come Beh sì, pubblicazione? ne ho fatti altri, sì. E, beh, per esempio adesso in edicola c'è il nuovo Diabolik, della collana Il Grande Diabolik, che celebra i 50 anni del personaggio, quindi insomma questo è abbastanza interessante. E poi di recente è uscito questo saggio a fumetti, scritto da Luciano Curreri, che è insegnante, un professore dell'Università di Liegi, un professore di letteratura italiana dell'Università di Liegi, e disegnato da me e pubblicato da Coma 22, che si intitola L'Elmo e la rivolta, che è un saggio di storia della cultura che prende a riferimento due figure storiche, che sono il rivoltoso Spartaco e l'Elmo di Scipio, e ne traccia un quadro abbastanza ampio tra cinema, letteratura, storia e riflessioni che vanno dal filosofico al politico. Ecco, quindi non è proprio un fumetto di intrattenimento, ma sicuramente un esperimento che mette un po' a prova il linguaggio dei fumetti, come mai era stato fatto prima. Ecco, è abbastanza inedito come esperimento.